Oggi 2 gennaio 2015 inizia la 18ª puntata dal Bar Florida in via Settimio Mobini e come consuetudine siamo con il mago del calcio, Don Antonio Guariglia, il cavaliere. Saluto a tutta la tifoseria, a tutta la città, la provincia e anche all'estero. E infatti qui arrivano segnalazioni un po' dappertutto, saluti anche dal professore Antonio Gesù Maria da Cortina per Don Antonio. Questo professore è un bambino che io ho allevato a via Settimio Mobilio, fatto il concorso, è andato su e da lì ci vede. Vai, sei grande professore! E ancora una volta il mago del calcio di Salerno, il cavaliere Antonio Guariglia, ha indovinato il risultato contro il Messina. Aveva previsto che la Salernitana vincesse per 1-0 e così è stato. Ma se ben ti ricordi, prima di Natale io cosa dissi? Grassadonia ritornerà sullo stretto pieno di meraviglie. Doveva lasciare i 3 punti a Salerno, così è stato scritto e così è stato. Invece in questo momento è arrivato il caffè. Ah, finalmente il caffè. Enzo si è ricordato del caffè. Il caffè Lilli, meno male, perché inizieranno bene, perché Enzo si ricorda. Ci dobbiamo zuccherare un po' la bocca, perché certo. Siamo in piena felicità, in piena amore. E vediamo un po' com'è questo caffè, perché permetti che io sempre assolutamente senza gusto... nessuno. Potete, perché un attimo, che è successo, Don Antonio? Ma questo è un mascalzone. Perché, che è successo? Ma questo è un mascalzone. Questo Enzo vuole scherzare con le misure del cavaliere. Mi ha mandato la tazza vuota. No, signori, Enzo. Vedete cosa fa Enzo del Bar Florida, sfida Don Antonio Guariglia. Inizia l'anno proprio. Iniziamo il 2015 male, cale Enzo. Tutto mi aspettavo, tranne che Enzo potesse pensare queste cose. No, non andiamo bene. Qua bisogna misurare il titolare del Bar Florida. A lui per tutti i cappellini che fa. Va bene, andiamo avanti allora, Don Antonio. Passiamo invece, come consuetudine, alle previsioni di questa settimana. Barletta Ischia. Barletta Ischia è uno secco. Juve Stabia Benevento. Qua firmerei un ottimo pareggio. Paganese Foggia. Gli amici di Pagani guardano il cavaliere in televisione. Uno secco. Quindi riepiloghiamo un attimo, Barletta Ischia, abbiamo detto che vince il Barletta, secco. Juve Stabia, Benevento e X e Paganese Foggia e 1. Invece passiamo subito alla previsione doc di questa settimana, Casertana Salernitana, ore 12:30 in programma il 6 gennaio 2015. Allora, se mi permetti e mi dai un po' di minuti in più, perché qua è un derby. È molto delicato. Gli amici di Caserta sono 22-23 anni che ci stanno aspettando. Noi andiamo a Caserta con tanto amore, con tanto affetto e con tanta educazione. Lì troveremo Enzo, portami il cavaliere. Enzo, portami il mio, la mia arma vigente. Ok, cosa fa il cavaliere? Questa settimana qua. Purtroppo tutto il rispetto degli amici che sono a Caserta, il cavaliere deve misurare all'amico Sasà Campilonco, ex bandiere della Salernitana. È un avviso, un avvertimento. È già un avviso, come ho tentato per Grassadonia. E ha capito. Ha capito e ha lasciato i 3 punti e se ne è andato sullo stretto di Messina. Caro Sasà, arriva la Salernitana. La Salernitana arriva sulla reggia di Caserta. Questo avvertimento è per te. Noi quest'anno dobbiamo andare in Serie B. Dobbiamo andare in Serie B, lo ripeto ancora. È entrato il 2015, è l'anno della svolta della Salernitana. Caro Sasà, il cavaliere prende il metro e incomincia a aprirlo per te e per il tuo amato presidente Lombardo. Caro Lombardo, di questa partita ne stai parlando, ma la Salernitana a Caserta non cade, solo questo voglio dire. Quindi allora da casa possono prendere carta e penne e scrivere Casertana Salernitana X secco.
Quindi il Cavaliere, sentite bene, ha previsto il pareggio tra Casertana e Salernitana. E con questa previsione termina la 18ª puntata delle previsioni del Cavaliere Antonio Guariglia.